Buongiorno e benvenuti alle buone ricette di Pam e Panorama. Io mi chiamo Anna Maria e oggi vi insegnerò a preparare il risotto con i funghi. Realizzeremo questa ricetta ad un costo contenuto. Per la realizzazione di questa ricetta sono necessari 40 minuti, di cui 10 per la preparazione, 20 per la cottura e 10 minuti per l'ammollo. Gli ingredienti indicati sono sufficienti per 4 persone e il livello di difficoltà è minimo. Ecco i prodotti per la ricetta di oggi: i funghi misti e porcini secchi Pam Panorama, il riso arborio biologico Pam Panorama, l'olio extravergine biologico, il parmigiano reggiano, il burro leggermente salato Pam Panorama, un po' di vino bianco, un pizzico di sale, un po' di pepe e uno scalogno. Ecco gli ingredienti per la ricetta di oggi: 320 g di riso arborio, 80 g di funghi misti secchi, 20 g di porcini secchi, uno scalogno, mezzo bicchiere di vino bianco, 50 g di burro leggermente salato, 50 g di parmigiano reggiano, olio extravergine di oliva, un pizzico di sale, pepe nero. La ricetta di oggi, risotto di funghi, è un piatto tipico della nostra tradizione gastronomica. Spesso ci viene voglia di gustarlo, appunto, magari in momenti in cui il fungo non è proprio a disposizione, perché non è appunto la sua stagione. Impariamo allora ad utilizzare il fungo secco, perché è un validissimo surrogato, non solo, ma ci dà la possibilità, con una tecnica semplicissima, ovvero l'ammollo in acqua fredda o tiepida, di avere a disposizione in pochi minuti della materia prima veramente buona, perché essiccare un frutto o un ortaggio significa in realtà stabilizzare le sue qualità organolettiche, un po' come se lo congelassimo, e poi basta reidratarlo e lo avremo a disposizione. Come in tutte le preparazioni del risotto, si divide in due parti. Da una parte andremo a cucinare la parte importante del risotto, il protagonista, quindi l'ortaggio o anche la frutta, perché no, che lo contraddistingue, e da un'altra parte il riso. Metteremo poi insieme tutto durante la lavorazione. Quindi cominciamo tagliando un pochino di scalogno che ci servirà per rosolare i funghi che abbiamo messo in ammollo. I funghi che abbiamo messo in ammollo sono due tipi diversi. Abbiamo messo in ammollo nella ciotola più grande dei funghi misti, mentre in quella più piccola abbiamo messo dei funghi porcini. È un ammollo relativamente lungo, dai 10 ai 15 minuti, l'acqua può essere fredda o un pochino tiepida. Dopodiché filtreremo l'acqua e la utilizzeremo per cucinare il nostro risotto. Scaldiamo lo scalogno in una padella con un filo d'olio e intanto procediamo a scolare i funghi. Sono passati 10 minuti, un quarto d'ora, abbiamo messo in ammollo il fungo misto col fungo porcino. Il fungo porcino l'abbiamo scelto in quantità minore perché ci dà comunque un buon profumo e lo abbiamo passato in questo modo, ovvero all'interno di un colino di questo tipo, un pezzettino di carta casa, di carta assorbente, in modo tale da poter passare bene tutte le impurità. Il fungo si è ben ammorbidito, sotto, qui e qui, come possiamo vedere, è il liquido che ne è uscito praticamente. Lo porteremo in temperatura perché ci servirà per cucinare il risotto, in modo tale che tutti i profumi che questa tecnica ha recuperato finiranno poi all'interno del nostro piatto. Lo scalogno sta rosolando, andiamo a tritare in maniera un pochino grossolana i nostri funghi, in questo modo, come vedete sono praticamente come se fossero dei funghi freschi, e poi lo andremo a rosolare tutto questo bel quasi cestino di funghi, come se fossimo andati veramente noi a cercarlo, lo andremo a rosolare assieme allo scalogno. Benissimo, qui siamo quasi in temperatura, continuiamo la cottura. I funghi si stanno cucinando. Continuiamo ora la preparazione del nostro risotto con la tostatura del riso. Quindi una piccola casseruola, un po' di olio extravergine d'oliva, andiamo a scaldarlo un po' e poi andiamo a tostare il risotto rendendolo lucido. Aggiungiamo il vino bianco. Lo facciamo sfumare un po',
in modo tale che la parte aromatica del riso rimanga appunto all'interno del riso, mentre la parte più volatile, quella alcolica, venga meno, ed essendo quella più amara dà meno gusto, diciamo così, poco piacevole al risotto che stiamo preparando. Bene, possiamo aggiungere un po' alla volta il nostro brodo e continuiamo la cottura. Siamo a praticamente tre quarti della cottura del riso. Andiamo a questo punto ad aggiungere i funghi, che sono ovviamente cotti. Il risotto è quasi pronto, l'ultimo goccino di brodo. Regoliamo di sale, cuciniamo per altri 2 minuti e successivamente potremo chiudere il nostro piatto con la mantecatura, che faremo appunto con del burro e del parmigiano reggiano. Perfetto, il risotto è pronto. Ora mantechiamo, quindi un po' di burro. Abbiamo pesato tutto precedentemente, così siamo certi che non eccederemo nelle quantità. E il parmigiano. Mescoliamo con un pochino di energia, in modo tale che tutti gli ingredienti si sciolgano e si uniscano bene tra di loro. Copriamo per 1, massimo 2 minuti e poi siamo pronti per servire. Il risotto è pronto, lo abbiamo impiattato, lo rendiamo più prezioso al momento del servizio con una macinata di pepe nero, un po' quello che desiderate di più. Questo è un piatto vegetariano. Se volete farlo diventare un piatto vegano, vi do un piccolo consiglio. Potete nella fase finale mantecarlo, invece che con il burro e con il parmigiano reggiano, appunto con del burro di soia e magari con del formaggio di soia. E buon appetito! Vi auguro quindi buon appetito con Pam e Panorama. Per questa ed altre ricette visitate il sito ricette.pampanorama.it.